Allora, oggi abbiamo innanzitutto il compito di finire l'esercizio di ieri e poi, se riusciamo, a ragionare anche un po' su come l'avremmo implementato. Se ricordate, ieri siamo arrivati a un punto nell'esercizio su indovina il numero in cui esisteva una sorta di logica su inizia e abbandona, ma ovviamente l'interfaccia non reagiva correttamente, nel senso che lui sapeva di abbandonare, ma non veniva ancora mostrato all'interfaccia. Quindi ci manca, ciò che dobbiamo fare sono essenzialmente due cose. Uno, completare ciò che succede quando la partita inizia e finisce, in termini di abilitare e disabilitare i vari elementi, mostrare o nascondere i vari testi. C'è questo "hai vinto" che per ora campeggia sempre lì, ma ovviamente non va bene. E poi implementare la logica di gioco vera e propria, cioè quella in cui effettivamente il programma analizza il tentativo dell'utente. Allora, iniziamo dalla parte di... dunque, qui come al solito devo stringere un po' la finestra, se no il proiettore non lo mostra. Allora, eravamo nella parte start-stop, abbiamo grossomodo implementato la parte di inizio gioco, cioè quando il bottone dice inizia e fa iniziare la partita, calcoliamo il numero segreto, calcoliamo i tentativi massimi in funzione della difficoltà e così via. Dovremmo a questo punto, se io vado, penso a questa interfaccia, questo testo tentativi falliti l'ho impostato scrivendo tentativi 0 su 7, se abbiamo scelto 100 come difficoltà. La progress bar sotto andrebbe azzerata, non l'abbiamo ancora fatto ieri, e questa scritta "hai vinto" andrebbe cancellata, no? Per iniziare correttamente la partita. Dopodiché devo disabilitare questa choice box, ce l'ho già fatto, e devo modificare la scritta sul bottone inizia facendola diventare annulla, e questo l'ho già fatto in queste due righe. Quindi ciò che mi manca ancora è andare a portare a sinistra, a zerare la barra di progresso, si chiamava PB qualche cosa, PB tentativi l'avevamo chiamata. Ecco, l'oggetto progress bar ha una proprietà che si chiama progress, tra i mille metodi che ha quel nodo ne ha uno, set progress, che serve a leggere o scrivere appunto il progress del nodo, e dice che il valore è un valore tra 0 e 1, sto leggendo la documentazione, e 0 significa chiaramente barra vuota, 1 significa barra piena al 100%. Quindi noi, per fare la barra vuota, semplicemente possiamo impostare la proprietà setProgress a 0. Sì, ho 0.0 per ricordarmi che è un double, semplicemente per memoria mia. E poi l'altra cosa che devo fare è azzerare il testo, cancellare questa fase "hai vinto". Quindi la progress bar, questo è il nodo progress bar, setProgress imposto la proprietà progress di quella progress bar. Già, come vedevamo la volta scorsa, questa stessa proprietà è quella che posso impostare qua nell'interfaccia. Vedete, si chiama progress, quindi ciò che vedo nella GUI, nel Notion Builder, nell'interfaccia grafica, è esattamente lo vedo da programma Java. In realtà da Java posso vedere molte più proprietà che non sono visuali. Dopodiché l'altra cosa che devo fare, dicevamo, è azzerare questa label "hai vinto", che si chiamava per noi LBL vinto perso, label vinto perso, e cancelliamo quello che c'è scritto. Quindi possiamo scrivere label vinto perso set text stringa vuota, così cancelliamo ciò che eventualmente ci fosse.
Allora, questo dovrebbe grosso modo completare l'impostazione dell'interfaccia ai fini dell'inizio della partita. Se vogliamo, per buona misura, possiamo anche dire che queste due, casella di testo e bottone, le vogliamo abilitare. In realtà sono già abilitate al momento, ma pensiamo che da questo codice ci torneremo più volte e magari ci torniamo, alcune volte ci arriviamo con quei bottoni disabilitati, quindi per sicurezza io darei i comandi per renderli abilitati. Questo txt prova e questo, ops, non ha un nome, chiamiamolo button prova, e poi dovrò andare a modificarlo. Quindi txt prova, come faccio a ad abilitare, quindi a rendere interagibile un elemento con la proprietà disabled? La proprietà disabled falsa vuol dire che l'oggetto non è disabilitato e quindi sarà abilitato. Poi avevamo aggiunto anche il button prova, ma la prima volta non avevamo dato il nome, ieri non ci siamo dimenticati di dare il nome a questo oggetto e quindi il controller per il momento non lo conosce ancora. Ma a questo punto basta poco, io ho un altro bottone start stop, basta che io copi queste due righe e gli dia il nome giusto. Corrispondente all'fxml. Adesso ho già cominciato a lavorare dentro il controller, non mi conviene fare copia e incolla dello scheletro, perché sennò mi perdo tutto ciò che ho fatto. Quindi vado semplicemente in modo un pochino più chirurgico ad aggiungere i pezzi che mi servono. E questo button prova anche deve essere, dove siamo qua in inizia, abilitato. Set disable false. E questo per quanto riguarda l'inizio del gioco. Vediamo se funziona meglio. Quindi parte così, ah, già non mi piace come parte, comunque scelgo 100, clicco inizia, e a questo punto la choice box è disabilitata, se scritto tentativi 0, la scritta scompare, questo e questo sono validi, sono attivi, e poi c'è il bottone abbandona. Ciò che non mi piace ancora è il fatto che quando parte siano abilitate queste cose, ci siano queste scritte. Quindi andrei a cercare di ripulirle o come faccio a impostare lo stato iniziale di questa interfaccia appena parte? Posso farlo in due punti, in due luoghi, o dentro l'fxml, quindi il mio fxml lo imposto come lo voglio all'avvio, oppure dentro il metodo initialize. Il metodo initialize l'abbiamo già usato per popolare questa tendina, potremmo aggiungere delle cose qua dentro. Mi sembra quasi più semplice lavorare invece sull'fxml direttamente, quindi impostiamolo, adesso abbiamo capito come funziona questa interfaccia, quindi impostiamolo in modo conservativo. Questo hai vinto, lo cancello. Lo cancello, però lui mantiene le sue proprietà di colore, fonte, eccetera, e quindi in particolare mantiene la dimensione. Non sto cancellando la label, sto dicendo la label continua a essere lì con quel font, con quella dimensione, con quel colore, semplicemente contiene una stringa vuota. Anche questi tentativi fatti lo cancelliamo. È un pochino più difficile per noi vedere questa interfaccia, perché adesso è tutta vuota, ormai sappiamo che sono lì gli elementi. E poi nello stato iniziale questa la facciamo disabilitata, e il bottone prova anche lo possiamo fare disabilitato, dove è andato? Disable. E questo potrebbe essere lo stato iniziale della nostra interfaccia. Lo salvo, torno dall'altra parte, apro un attimo l'fxml in Eclipse in modo che Eclipse si accorga che l'ho modificato, ricordatevi sempre. E poi se lo riavvio, eccolo qua, parte così, e quando scelgo la difficoltà e clicco su inizia, viene modificato, si predispone per poter giocare.
Proviamo a implementare la funzione opposta, abbandona il gioco. Abbandona il gioco è più facile, perché significa essenzialmente ripristinare gli oggetti come erano all'inizio, e magari non sarebbe male che quando abbandono mi scriva un messaggino del tipo guarda che il numero da indovinare era 27, 34, cioè mi dà la soluzione, tanto ho abbandonato. Allora, il codice dell'abbandono è il codice dentro do start stop, che è l'evento associato al bottone, quando in game era vero, quindi quando viene premuto all'interno di una partita. Allora, cosa devo fare? Beh, innanzitutto dico che ha perso, ha abbandonato, e dico qual era la soluzione. Quindi scriviamo il messaggio dentro la label vinto perso set text hai abbandonato, e label, l'altra si chiamava tentativi, set text, gli posso scrivere la soluzione o il numero era %D andiamo a capo qua così era segreto, ti dico quant'era il numero, uso quelle due caselle di testo, quelle due etichette per dare il messaggio grosso, rosso, hai abbandonato, e poi sotto il piccolo il numero segreto era quanto fosse. E dopo devo ripredisporre l'intera interfaccia a permettermi di ricominciare una nuova partita. Quindi dovrò di nuovo abilitare la choice box, dovrò di nuovo scrivere inizia sul bottone start stop, e dovrò disabilitare di nuovo la casella di testo e il bottone di prova. Ormai sappiamo già come farlo, devo allora riabilitare la choice box. Box difficoltà set disable falso. Il bottone avvio gli devo cambiare nome. Button start stop set text inizia. Poi disabilitare la casella di testo, txt prova set disable true, e button prova set disable true. La progress bar la possiamo lasciare così, no? Mi fa vedere dopo quanti tentativi ho abbandonato, ad esempio, quindi non ho bisogno di resettarla, anzi. Proviamo a vedere se funziona. Allora, sceglie difficoltà 100, inizia, adesso io qua potrei fare dei tentativi, questo non funziona ancora, e poi a un certo punto decido di abbandonare. E mi dice, hai abbandonato, il numero era 57, e mi permette di iniziare magari con un altro livello di difficoltà, rifaccio inizia, ripulisce tutto, riparto da 0 tentativi, se abbandono, nuovamente mi dice il numero era, quanto è venuto? 290 e così via. Così riesco anche a vedere che effettivamente i numeri sono ogni volta diversi, 1, 507, 888 e 598, no? Però effettivamente sono random. Ok, adesso possiamo andare avanti effettivamente a far giocare il giocatore, non solamente iniziare ad abbandonare. Ci rimane però una cosa da fare prima, da gestire un potenziale errore, cioè cosa succede quando l'utente dovesse cliccare inizia senza aver scelto un livello di difficoltà. Cosa succede in questo caso? Succede un null pointer exception, perché la tendina c'è, ma la proprietà value, abbiamo fatto un get value noi sulla tendina, quella proprietà value non essendo stata selezionata è un bel null. Quindi andrebbe intercettato questo. Le eccezioni non vanno mai generate. Allora, quindi prima di andare avanti, noi abbiamo questo box difficoltà.getValue
getValue mi dà un oggetto di tipo integer che noi stiamo mettendo dentro questa variabile difficoltà. Va tutto bene se questo non è null, se invece è null la conversione da getValue a difficoltà, quindi da oggetto integer a int proprio, non può avvenire perché l'oggetto integer è nullo. Allora andiamo a intercettare questa condizione. Possiamo dire che se questa cosa qui è null, allora intercetto la situazione, scrivo un messaggio, ad esempio nella parte piccola, no, la scritta dei tentativi, quella nera piccola sotto, txt, no, label, tentativi, set text, devi selezionare un numero, o seleziona un numero, un valore, e poi posso return, uscire da questo metodo, non faccio altro, abbandoniamo. Se tu hai cliccato su start, quando, su invia, inizia, e senza aver selezionato una voce, ti stampo quel messaggio d'errore e basta, non faccio nulla di tutto il resto. Se invece non è null, beh, farò il resto. Quindi chiediamoci sempre quali sono i possibili errori e cerchiamo di gestirli dall'interno dell'applicazione. Quindi in questo caso, no, se l'utente clicca su inizia in questo momento, mi scrive seleziona un valore, cioè questo messaggio, e poi non fa nulla d'altro, e quindi non incappa in particolare alla linea 77 dove verrebbe generata la null pointer exception. Ok, se poi lo scelgo invece va avanti come prima. Questo avviene solamente all'inizio perché il comportamento della checkbox box è tale per cui una volta che ho selezionato un valore non posso più svuotarla, tra virgolette, no? O non metterci più niente, però all'inizio sì. Ok, quindi la logica di inizio e fine partita sembra che ci sia, che funzioni. Adesso pensiamo alla logica di gioco. Do prova quando viene chiamato? Beh, viene chiamato quando l'utente clicca sul bottone prova. Quindi cosa deve fare questo bottone prova? Deve andare a vedere il numero che ha inserito l'utente, sperando che sia un numero che la conversione da testo a numero avvenga correttamente, ma a parte quello, quante condizioni si possono verificare a questo punto? Allora, partiamo dalla più felice. Può darsi che il numero inserito dall'utente sia corretto, sia giusto. Allora ho vinto. La partita finisce perché ho vinto. Giusto? Se no, il numero è sbagliato. Allora, col numero sbagliato io posso avere... ho sbagliato il numero e questo era l'ultimo tentativo. Hai perso. L'ultimo tentativo, come dice il nome, è l'ultimo. Nel senso che se è giusto, bene, hai vinto lo stesso, ma se è sbagliato, hai perso. Se invece hai sbagliato, cioè non era giusto, e non era l'ultimo tentativo, quindi vuol dire che hai ancora tentativi, può darsi che il numero che hai inserito sia troppo basso o troppo alto. Allora, continui a giocare, io ti devo dire numero basso, numero alto, in modo che tu sappia per il futuro, no, riuscire a migliorare i tuoi tentativi. Quindi mi vengono in mente quattro casi possibili, giusto? Quattro casi possibili sulla base delle informazioni che ho. Noi avevamo definito questa variabile prova, che per il momento non è ancora inizializzata, ma è il tentativo dell'utente, segreto, tentativi e max tentativi. Quindi sulla base della conoscenza di questi quattro variabili siamo in grado di discriminare tra queste situazioni. Come? Allora, la prima cosa è
ho indovinato se prova uguale segreto. Allora hai vinto. Altrimenti, se non hai vinto, può darsi che questo fosse il tuo ultimo tentativo. Come lo verifico? Se il tentativo è già uguale al max tentativi. Allora hai perso. Non uguale, scusate, uguale uguale. Hai perso, esauriti i tentativi. Altrimenti, l'altro caso, a questo punto non ho vinto, non ho finito i tentativi e quindi devo poter fare il tentativo successivo, vado a vedere se la prova era minore del numero segreto, allora gli dirò che è troppo basso, altrimenti gli dirò che è troppo alto. Il tentativo è troppo basso rispetto al segreto. Quindi quest'ultima condizione, quest'ultimo else, ovviamente prova maggiore il segreto. Per esclusione, no? Quindi ho questi quattro casi che identifico sulla base delle variabili di stato della partita. Cioè l'insieme di queste variabili più la booleana in game mi dà in un istante la fotografia di a che punto è arrivata la partita. Questa è una partita molto semplice, per cui il suo stato si riassume in poche variabili. Fosse una partita a scacchi, dovrei avere la posizione di tutti i pezzi, più i pezzi mangiati e così via. Quindi lo stato dell'applicazione sarebbe più complesso, per carità. Però abbiamo sempre un insieme di variabili che mi fotografa, conoscendo le quali ho la fotografia corretta del punto in cui sono arrivato nel gioco. E sulla base di questi devo decidere, il controller decidere cosa fare dopo. Allora, questa è la logica del controller. Questa logica ovviamente si basa sul fatto che prova assuma il valore corretto e che tentativi venga correttamente calcolato, incrementato. Per ora non l'abbiamo ancora fatto. Lo dobbiamo fare prima di arrivare a questi if. Quindi prima raccolgo i dati, poi li analizzo con questo esempio, in questo caso con questi if, e poi agisco. Quindi dentro ciascun if farò delle azioni diverse. Questa è la vita del controller, anzi del gestore di evento all'interno del controller. Ogni volta che viene chiamato si guarda intorno, vede cosa ha scritto l'utente, controlla le variabili di stato e decide che cosa fare, modificando a sua volta le variabili di stato o lo stato dell'interfaccia fino al prossimo click dell'utente. Allora, do prova, acquisisco un nuovo tentativo dall'utente. Attenzione che l'utente potrebbe aver scritto ciao anziché 37 nella casella di testo, non c'è nulla che gli impedisca di usare lettere al posto di numeri. Quindi devo fare attenzione quando converto le stringhe in testo. Io farò qualcosa a un certo punto del tipo prova uguale integer.parseInt e non compare parseInt della stringa che ottengo, giusto, no? Sì. Della stringa che leggo dalla casella di testo, quindi si chiamava txt prova punto get text. Quindi la casella txt prova, ottengo la proprietà text per vedere cosa c'è scritto dentro. Quella è una stringa, un oggetto di tipo string che converto in intero. La txt, il metodo get text non ritorna mai null. Al massimo c'è una stringa vuota dentro, ma c'è comunque sempre. Non ho problemi di null pointer su questo. Non può non esserci scritto nulla. Al massimo c'è scritta una stringa vuota.
quella proprietà ha sempre un valore. Però quel valore può piacere o non piacere al parseInt, che lo deve convertire in intero. Cosa succede se l'intero, cioè se la stringa non contiene un numero intero correttamente scritto? Ebbene, che il metodo parseInt mi spara l'eccezione number format exception. Allora noi possiamo andare a catturare quell'eccezione e nel caso in cui ci sia una number format exception la gestiamo educatamente e non lasciamo che il programma si schianti. Quindi try, catch, number format exception e quindi noi sappiamo, ma è sempre, tutte le volte che tocchiamo e andiamo a leggere i dati che arrivano dall'utente, qualche casino c'è sempre, ci può sempre essere. Quindi immaginate che nel momento in cui leggete il dato, quasi sempre ho un nulla, un'eccezione, ve la dovete aspettare, quindi proteggetevi, no? Chiedetevi cosa può andare storto e vi proteggete. Allora, nel caso in cui il parseInt non riesca a parsificare, a convertire quella stringa in un intero, stamperò un messaggino per dire all'utente, senti, scrivimi qualcosa di decente, per favore, se vuoi che giochiamo ancora insieme. Altrimenti posso andare avanti, se non c'è eccezione posso andare avanti. Quindi potrei usare, magari sempre la stessa label, dei tentativi in cui scriverò, questa volta, formato errato. Eh sì, punto setText. E poi abbandono, non faccio altro, esco da questo metodo. Il programma continua a girare, ma io non cerco di lavorare la variabile prova che sicuramente non sono riuscito a inizializzare correttamente. Quindi proviamo se funziona sto pezzo. Ricordatevi di compilare e provare il programma molto spesso, molto frequentemente. Non scrivete per un'ora e poi dopo fate run e vi accorgete che ci sono 12.000 problemi. No? Ogni volta che scrivete 4-5 righe di codice, proviamole. Vediamo se funzionano. E magari vediamo anche se continua a funzionare tutto il resto che non abbiamo fatto casini. Quindi spendete tanto tempo a testare quanto non spendete a scrivere. Datevelo come regola. Quindi, difficoltà 100, 10, 100 letto. Inizia. Ecco, il tuo tentativo, scrivo una pernacchia, prova, lui mi dice formato errato. Bene, giusto. Se anche non scrivessi nulla, continua a dirmi formato errato. Se finalmente scrivo 3, non succede nulla perché manca ancora il codice che gestisca la parte normale. Vediamo. Se io reinizio, inizio subito con 3, vedete che non mi scrive formato errato. Prima c'era perché era rimasto dalla volta precedente. E già qua ho visto una cosa che mi piace poco. Se io sono in una partita, abbandono la partita e poi reinizio, mi rimane il tentativo della volta precedente. Questo fa abbastanza schifo. Quindi mi suggerisce di dire, guarda che quando inizi una partita vai un po' a ripulire quella casa di testo. Così riparte pulita. Allora, funziona il pezzo che abbiamo messo, ma abbiamo trovato un piccolo miglioramento da fare nella parte di inizio della partita, dove avevamo a inizio partita abilitato il txt prova, ma quando lo abilitiamo dobbiamo anche zerarlo. Così rimane più pulito per il futuro. Ok, torniamo ai tentativi. Se sono arrivato qua, prova è un numero valido. Per cui di sicuro quello che posso fare è tenere conto che ho fatto un tentativo. Che ho fatto un tentativo in più. Incremento il numero di tentativi.
non sono così cattivo da incrementare i tentativi se lui sbaglia a scrivere. Potrei anche, la versione più feroce del gioco, ma in questo caso solo se lui effettivamente inserisce un numero conto quel tentativo. E ogni volta che aggiorno la variabile ai tentativi, e conviene aggiornare i punti dell'interfaccia utente in cui questa variabile compare, che sono la scritta di testo e la progress bar. Allora, per la scritta di testo in realtà il codice ce l'ho già, era questo che facevamo nell'inizio, quindi ho incrementato tentativi e quindi aggiorno la scritta tentativi, ne so, 1 di 15, 1 di 7, 2 di 7, 3 di 7, così via. Questo indipendentemente dal fatto che abbia vinto, perso, eccetera. No, lo faccio perché comunque sullo schermo ho degli elementi che mostrano il numero di tentativi e quando cambio la variabile non voglio dimenticarmi di aggiornarli in modo che risultino poi disallineati. La stessa cosa sulla progress bar. Un numero tra 0 e 1 che possiamo calcolare, ricordiamoci che deve essere un double, un float, floating point, cioè, altrimenti se faccio la divisione tentativi diviso max tentativi, fatta come divisione intera, perché tra due numeri interi mi dà un risultato sempre 0, e quindi la progress bar se ne sta sempre ferma, ma invece la devo impostare come numero max tentativi, come numero reale. Quindi a questo punto, oltre a controllare gli errori, abbiamo anche il codice che conta il numero di tentativi. Proviamo se funziona. Inizio una partita, tentativo 3, e io provo. Vedete che aumenta il numero di tentativi e comincia la progress bar inesorabilmente ad avvicinarsi alla fine. Poi in realtà non succede ancora nulla, questa cosa qua non deve succedere, ma ho fatto più tentativi del massimo permesso, ma perché manca ancora il codice sotto, no? Faccio abbandona, il numero è 66, reinizio, il tentativo è vuoto, se io scrivo delle cose sbagliate non mi conta il tentativo, se scrivo un numero corretto sì, formato errato, 6 e così via. Quindi l'acquisizione del valore e conteggio dei tentativi c'è. Adesso c'è il lavoro vero. Cosa faccio se ho vinto? Cosa faccio se ho perso? Allora, di sicuro, sia che io abbia vinto, sia che abbia perso, la partita è finita. Quindi l'ultima istruzione che farò è in game uguale falso. L'ultimo, la prima istruzione, come volete. In tutti gli altri casi invece rimane la partita attiva. In game uguale falso mi modifica il comportamento del bottone invio. La differenza è che se ho vinto dirò nella label vinto perso hai vinto, banalmente. Altrimenti dirò hai perso, hai esaurito i tentativi, se non è troppo lunga come stringa rispetto alla dimensione della finestra, poi vediamo. L'unica piccola differenza è che se ho perso varrebbe la pena di dire qual era il numero da indovinare. Questo ce l'abbiamo già. Era questo. Label tentativi, set text, il numero era segreto. Quindi nel primo caso devo semplicemente scrivere hai vinto e lasciare tutto il resto com'è, rimarrà sotto il numero di tentativi, la progress bar è arrivata a quel punto. Nell'altro caso
Hai usato tutti i tentativi, quindi il numero massimo, il numero di tentativi, non serve più scriverlo perché tanto sono arrivato al massimo, ma al suo posto scrivo la soluzione del gioco. E poi in entrambi i casi, visto che la partita è finita, devo reimpostare tutte le abilitazioni e disabilitazioni dei bottoni. Devo riportarmi nelle condizioni di inizio partita. Giusto? E quali sono le condizioni di inizio partita? Bottone inizia, choice box abilitata, text prova e button prova disabilitati, che è esattamente ciò che abbiamo fatto all'abbandono della partita. Queste quattro cose: disabilita box abilita il box difficoltà, scrivi inizia sul bottone e disabilita le altre due elementi per inserire le prove. Quindi prendo queste quattro righe, mi faccio una fortissima violenza e le incollo qua e anche qua. Ogni volta che fate copia e incolla dovete sentirvi male, no? È un sintomo che qualcosa non è fatto nel modo migliore, perché noi abbiamo sparso in almeno in quattro posti diversi blocchi di codice praticamente molto simili. Immaginate che dovessimo cambiare qualche cosa, aggiungo un bottone all'interfaccia, cambio i messaggi, li traduco in inglese, è lo stesso messaggio, devo andare a cercare in 4-5 posti, di sicuro me ne dimentico uno. No, ci pensiamo dopo a cercare di organizzare un pochino meglio questo codice. Però facciamolo funzionare, poi, come dicevo prima, ragioniamo su ciò che abbiamo fatto e vediamo se ci piace o no. Però uno dei, come dicevo, dei sintomi che stiamo facendo qualcosa in modo non ottimale è far copia e incolla. Ok, vediamo se funziona la logica per perdere. Prendo la difficoltà facile, io provo con un tentativo, 1, 2, 3, 4, ha esaurito i tentativi, il numero era 6. E ha rimesso tutto a posto, giustamente, uguale all'abbandono. Quindi posso iniziare una nuova partita, però qua è un pochino più difficile, dovrei provare anche il codice per vincere, ma chi me lo dice? Ah, ho vinto, ok. Bene, a volte succede. E quindi anche qua funziona la parte di vincita. E manca solamente la parte più facile. A questo punto non c'è che quando il numero era troppo basso scrivere troppo basso, quando il numero era troppo alto scrivere troppo alto. Tutto il resto c'è già, i tentativi ci sono già, eccetera, eccetera. Quindi, label, vinto, perso, set text, troppo basso, e l'altro sarà troppo alto. Hai esaurito tentativi, abbiamo detto che è troppo lungo, quindi hai perso, è una sintesi adeguata della situazione. Ok? Adesso proviamoci sul serio, dovrebbe essere finito il gioco. Prendiamo, siamo gente tosta, no? Prendiamo difficoltà 1000. Inizio la partita, ho 10 tentativi. Primo tentativo sarà 500. Troppo alto. 250. Troppo basso. A metà tra 250 e 500 cos'è? 3... 75? Forse. Troppo basso. 4? 33? Sto andando un po' troppo a spanne. Troppo basso. Quindi siamo tra 433 e 500. Quindi ce ne sono, abbiamo 67 numeri e ci sono rimasti 6 tentativi. Facciamo
466. Troppo alto, quindi tra 433 e 466. 440? No, troppo basso, 45. Troppo basso, tra 446 e 466. 456. Tra 456 e 466. 461. Beh, è emozionante, eh? È un gioco, non studierete più perché giocherete sempre a questo. Ovviamente c'è anche l'altro caso, quello in cui si perde, perché si fanno troppi tentativi sbagliati. Ok? Dubbi, domande, idee? Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo implementato all'interno del controller essenzialmente due metodi. In ognuno di questi metodi ragionavamo, proviamo ad astrarre un attimo ciò che abbiamo fatto e provare a vederlo, no? Da un minimo di distanza. Leggi e analizza l'input dell'utente. Decidi, applica la logica del gioco. La logica del gioco sta tutta in questi quattro if. Se cambiamo questi quattro if, stiamo cambiando le regole del gioco. Tutto il resto è manovalanza. Prendo un dato dall'interfaccia, lo calcolo, incremento, visualizzo, eccetera. La logica del gioco sta tutta in questi quattro if qua. Quindi, dentro i metodi del controller c'è la logica dell'applicazione, ma c'è anche tanta manovalanza, come l'ho chiamata, per tenere l'interfaccia utente in uno stato pulito, corretto. E poi c'è la terza cosa, che è quello che prima abbiamo chiamato lo stato dell'applicazione. Allora, una cosa che, al di là del copia e incolla, c'è una cosa che mi dà abbastanza fastidio di come abbiamo realizzato questa applicazione, è il non poter in nessun modo testare la logica del gioco se non giocandoci. Questo è un gioco semplice. Pensate all'applicazione più complicata. La logica del gioco è mescolata al controllo degli errori, all'aggiornamento dell'interfaccia, eccetera. Non è facile da isolare. Immaginate di decidere che in questo gioco non devi poter inserire due volte lo stesso numero. Se hai inserito 5, nei tentativi successivi non puoi inserirlo. Oppure devi alternare numeri pari con numeri dispari. Sto cambiando le regole. Ecco, andare a trovare dove cambiare le regole è un po' complicato, perché è tutto mescolato. Ma se le regole fossero comunque più complicate, mi piacerebbe avere un programma, una parte di programma separata per poter testare. Cioè, mi piacerebbe avere una classe separata dal controller, esterna al controller, che abbia due o tre metodi per giocare. Inizia partita, abbandona partita, inserisci tentativo. Poi, se voglio provare se il gioco funziona, gli faccio un suo piccolo main di prova e provo a giocare, anche in modo automatizzato, anche facendo 1000 partite di fila, senza necessariamente dover cliccare inizia, attiva, scegli il numero di tentativi e così via.
Mi piacerebbe riuscire a separare quella che è la gestione dell'interfaccia utente, che il controller deve fare, la gestione dell'interazione con l'utente, inserire i valori, provare se ha premuto il bottone, eccetera, dalla logica di gioco vera e propria. Quindi vorrei riuscire a tirar fuori dal controller lo stato della partita e la logica di gioco, parte della logica di gioco, le regole del gioco, eh? Mentre invece il controller ovviamente si dovrà continuare a occupare della logica dell'interfaccia utente, è lui che deve farlo. Noi la settimana prossima ci dedicheremo a questo problema, a come fare a organizzare le funzioni, a separare le funzioni del controller cercando di staccare quella che è la gestione dell'interfaccia da quella che è la gestione dei dati. Aggiungeremo una classe nuova che chiameremo modello, adesso non voglio spiegarlo oggi perché ci vuole un pochino più di tempo per ragionare su come farlo. Però spero che questo esempio di oggi, no, un minimo ci... È semplice, è piccolo, ma se provate a pensare a un gioco più complicato, che abbia più regole, più... Il fatto di avere le regole mescolate con l'interfaccia, no, non è scalabile. No, la preoccupazione che abbiamo in questo corso non è solamente funziona, ma funziona ed è fatto bene in modo che se fosse 10 volte più complicato continuerebbe a funzionare, continuerebbe ad essere gestibile. Ok. Questa è la prima cosa. La seconda è più facile, il copia e incolla. Allora, noi abbiamo vari frammenti di codice che vanno a modificare l'impostazione dell'interfaccia utente. E sono praticamente tutti in corrispondenza di un cambio di stato della variabile in-game. Quando in-game diventa falso, devo fare queste cose. Quando in game diventa falso devo fare queste cose. Quando in game diventa falso, sto abbandonando, devo fare queste cose. Quando in game diventa vero devo fare queste cose. Allora, vogliamo fattorizzarle queste cose? Vogliamo prendere tutte queste ispezioni di codice e metterle a fattor comune in un unico metodo? Che poi chiameremo ogni volta che vogliamo cambiare lo stato della partita? Sì che vogliamo. Allora, i due metodi start-stop e doProva sono gestori d'eventi, cioè vengono chiamati automaticamente dall'interfaccia quando succede qualcosa. Ma la classe controller è una classe come tutte le altre. Quindi io sono liberissimo e legittimato da inventare un altro metodo. Private, void, game state, boolean, state, change, facciamolo così. C'è un metodo mio che cambia lo stato del gioco. Se è true, fa iniziare una partita, se è false fa finire. E internamente aggiorna tutto ciò che c'è da aggiornare. Adesso l'ho detto a parole, ma scriviamolo nel codice. Voi sapete scrivere JavaDoc, ne abbiamo parlato nel corso precedente. La documentazione è inserita nei commenti. Se voi scrivete un commento barra asterisco asterisco, con due asterischi iniziali, non uno, e seguite certe convenzioni di scrittura, quel commento viene automaticamente trasformato in documentazione. Per cui quando andate sopra il nome del metodo, vi compare, adesso non compare ancora niente perché non ho ancora scritto nulla, ma vi compare la finestrella con la documentazione, così come quando andate su un metodo normale, prima se andate su parsint, e c'era questo testo. Questo testo è stato scritto all'interno di un commento da chi ha scritto la funzione parsint. Allora, per tutte le classi, tutti i metodi che non sono ovvi, che non sono banali, conviene, dopo che ho scritto la signature del metodo,
poi Eclipse vi fa l'autocompletamento, slash, asterisco, asterisco, invio e vi prepara già il testo. Quindi qui andiamo a scrivere che cosa fa questo metodo. Modifica lo stato della partita da attiva a disattiva, a non attiva e viceversa, aggiornando e viceversa, aggiornando di conseguenza tutti gli elementi dell'interfaccia utente, label, choice box, bottoni, eccetera. Il parametro che riceve state è true per iniziare la partita, false per terminarla. Poi se uno vuole può usare un minimo di sintassi del Java doc per formattare queste cose. Quindi, qui dentro, essenzialmente dobbiamo fare in game uguale state, cioè se è true devo dire che sono in gioco, se è false devo dire che non sono in gioco. E poi, in funzione di questo, andare a impostare le varie cose. Allora, se in game false, devo fare ciò che facevo quando abbandonavo e quando perdevo, queste cose qua, copia, faccio incolla per l'ultima volta. Altrimenti, se l'in-game l'ho appena messo true, devo fare ciò che facevo quando iniziavo la partita. Adesso qui era un pochino più difficile da trovare. Allora, scrivevo il numero di tentativi a 0, progresso a 0, sì, tutto questo. Ecco, se notate, in questo metodo, che è un metodo del controller, dentro il controller, non sto modificando lo stato del gioco, tentativi, prova, max tentativi, eccetera. Sto semplicemente modificando l'interfaccia utente, che è il lavoro del controller, servire e mantenere aggiornata l'interfaccia. Perché noi ci siamo già detti che la parte di logica del gioco, stato del gioco, vorremmo riuscire a portarla fuori e quindi separarla. Allora, questo mi concentra in un unico punto, ma alla fine tutti il disable e non disable, l'azzeramento dei testi e così via. Per cui se dovessi modificare l'interfaccia, basterà poi che vada a modificare questi metodi, che saranno in un punto unico e non sparsi tra i vari event handler. E quindi vuol dire che, tra l'altro si semplifica di molto, prova uguale segreto, hai vinto? Allora chiamo semplicemente change. Ops. Se ho vinto, change. Game state, false. Ecco qua è la documentazione che vi dicevo, se vado sopra il metodo, me la fa vedere. Ciò che ho scritto sopra e poi i parametri a fianco di state, la spiegazione che vi ho dato, no? Se tentativi, max tentativi, hai perso, idem, lo sostituisco con change game state, false. Qui invece non cambio lo stato del gioco perché rimango nel gioco, se
se sono in abbandona, anche se sono in inizia, true. Ci ho guadagnato 20 righe. E tutto sommato anche un po' di chiarezza in più. Quando un metro mi sta in una videata è anche più facile capire che cosa fa. Quando comincia a essere più lungo, sbrodolato, di istruzioni noiose, è difficile poi identificare in mezzo a tutte quelle set disable quali sono le operazioni vere e proprie, la logica vera e propria del programma. Quindi dovrebbe continuare a funzionare anche con questa modifica. In gergo ciò che ho fatto si chiama rifattorizzazione, refactoring del codice. C'è un programma che funziona, sposto righe di codice da una classe all'altra, da un metodo all'altro, senza, facendo attenzione a non modificare la funzionalità. Riorganizzo il codice per averlo più ordinato, più pulito, più mantenibile, più chiaro, senza modificare la funzionalità. Cioè, una rifattorizzazione fatta bene non modifica ciò che fa il programma. Oggi ne abbiamo fatta una semplice, la settimana prossima ne faremo una più complicata, dove tireremo fuori dal controllo non solamente appunto il metodo per aggiornare l'interfaccia, ma proprio tutta la logica di gioco. Allora, se va bene, però non è cambiato nulla. Continuo a giocare esattamente come prima. 8, ho vinto, sono fortunato oggi, c'è poco da dire. Hai abbandonato, il numero era 3, tentativo di nuovo 8, hai perso, quindi vedete che funziona in tutti i casi possibili, esattamente come prima, solamente il codice è più semplice. Un'altra cosa che potremmo osservare, però ve la metto come puntatore per il futuro, che quando in game è falso, box difficoltà set disable è falso. Quando in game è vero, box difficoltà set disable è vero. E idem per gli altri, solo che vanno al contrario. Quando in game è falso, txt prova set disable è vero. Quando in game è vero, txt prova set disable è falso. Quindi in qualche modo noi potremmo pensare, e JavaFX lo supporta, di inventarci un meccanismo per automaticamente far sì che tutte le volte che qualcuno modifica in game venga aggiornato automaticamente lo stato disable di una serie di bottoni. Sarebbe comodo. Poter dire, guarda, questa è una variabile, caro bottone box difficoltà, tutte le volte che questa variabile è vera, lui, tu sei disabilitato, tutte le volte che è falsa, tu sei abilitato. E pensaci tu, bottone, a osservare lo stato della variabile in game. Non devo essere io che ogni volta che la cambio la vado a modificare. Questo in JavaFX si può fare con un meccanismo che si chiama di binding, cioè di collegare la proprietà in game alla proprietà disable del bottone. Quindi più avanti, quando abbiamo un pochino più di familiarità con JavaFX, impareremo come far sì che in buona parte sia l'interfaccia che tiene aggiornata se stessa e non il controller che deve aggiornare ogni singolo elemento dell'interfaccia ogni volta che cambia qualcosa. Quindi cerchiamo di mettere, diciamo così, le funzioni giuste nel posto giusto. Al momento, diciamo, non abbiamo le conoscenze per farlo. Va bene. Io su questo esercizio mi fermerei. L'argomento che voglio fare dopo è abbastanza scollegato, nel senso che parleremo di come fare a condividere progetti usando Git, GitHub, no? E quindi poi in laboratorio, no, vi darò anche le, diciamo, le informazioni pratiche, no, per poter usare in laboratorio. Preferite fare una pausa adesso o andiamo avanti fino a luna e facciamo pausa dopo, visto che cambiamo argomento?
andiamo avanti ancora un po', le facce non volete... Ok, allora cambiamo argomento. No, lasciamo questo aperto. E prendo allora tra i vari obiettivi del corso era quello di dotarsi degli strumenti reali, no, con cui si lavora. Allora, per questo noi abbiamo deciso, no, di, all'interno del corso, condividere anche gli esercizi che facciamo in aula, quelli che fate in laboratorio, non mandandoci un file zip su una chiavetta via mail. Per inciso, tra l'altro, mandargli il zip via mail al giorno d'oggi, in questo periodo, è molto brutto, visto che ci sono tantissimi virus, crypto locker e simili, che proprio si trasmettono inviando degli allegati zip via mail, no? Per cui se voi prendete Gmail blocca gli allegati zip, la posta del Poli blocca gli allegati zip, eccetera, e quindi diventerà anche difficile condividere i documenti mandandosi degli allegati. La posta non è fatta per queste cose. Allora noi impariamo un metodo che viene usato in tutto il mondo per lavorare in modo collaborativo su delle applicazioni software. In realtà non è limitato alle applicazioni software. Io anche quando scrivo dei documenti uso sistemi di questo genere per mantenere le versioni. La faccio breve. Anche nel caso semplice, in cui sei da solo, lavori su un progetto tuo, sul tuo computer, hai bisogno di organizzare il lavoro, di avere gli strumenti di lavoro che ti garantiscano backup, copie di sicurezza di ciò che stai facendo e versioni di ciò su cui stai lavorando. Qualunque cosa voi scriviate, se non avete questi due elementi, una copia di sicurezza del lavoro che sto facendo e la possibilità di tornare alle versioni precedenti, rifiutatevi di farlo, rifiutatevi di scrivere qualcosa, rischiate di perdere il lavoro che state facendo. No? Voi adesso avete chiuso il computer, 4-5, chiuso il computer perché sappiate che adesso quando lo riaprite non funziona più, si è rotto il disco, si è cancellato tutto. Lui è tenuto aperto, ma si rompe lo stesso anche se l'ha aperto. Succede sempre. Lui l'ha lasciato aperto, si distrae un attimo, il suo amico appoggia il gomito e gli cancella tutti i file. Ma queste sono cose che succedono quotidianamente nell'informatica. Non posso far finta di niente e poi quando qualcosa va male disperarmi. Devo avere un metodo di lavoro che mi garantisca di avere queste cose. Allora, come fate voi a risolvere il problema del backup? Non lo fate. Qual è l'ultimo documento che avete scritto? In quante copie ce l'avete? Una. Dove? Sul tuo computer di casa. Dove c'è il gatto adesso che sta andando a rosicchiare i cani. Allora, ci sono dei metodi artigianali per fare sta roba. Ah, ma io copio tutto su un hard disk esterno. Una volta lo fai, appena l'hai comprato nuovo, poi magari un'altra volta dopo 6 mesi e poi ti incasini perché non sai più cosa avevi copiato, cosa non avevi copiato, cosa hai aggiornato, eccetera, eccetera. Ah, ma io copio sempre su una chiavetta, la vita media di una chiavetta è minore di quella di una farfalla. La metti in tasca, la metti in borsa, la perdi sul treno, No? Ogni tanto vedi, ho perso la borsetta con la chiavetta dentro, c'era tutta la mia tesi, 3 anni di lavoro dentro. Bravo furbo, o furba che sia. No, non sono strumenti adatti a gestire in modo serio il backup dei dati. Dico, backup e versione sono due cose diverse, perché non basta avere una copia
di tutto. Ma devo avere anche le versioni di ieri, l'altro ieri, tre giorni fa, eccetera. Perché? Ma perché se per sbaglio cancello un capitolo, ma perché scappa un tasto, no? E non me ne accorgo subito, salvo e continuo a lavorare su qualcosa di bacato. Se devo tornare, caspita, dopo un mese mi accorgo, una settimana mi accorgo, ma sta roba qua ce l'avevo scritta, dov'è finita? Devo andare a poter riprendere le versioni vecchie. No? Questo datelo per scontato, dobbiamo metterci nelle condizioni di poterlo fare. Vi arriva il virus, il CryptoLocker, qualcosa, quello che è? Vi fotte tutti i file, in modo più gentile non riesco a dirlo, ma pazienza, ma chi se frega, cancello tutto e prendo il backup di ieri, non di 6 mesi fa, di ieri. Al massimo perdo una giornata di lavoro più 2 ore a ricopiare tutto. Se non abbiamo questo, non cominciamo neanche. Ok? A maggior ragione se usate più di un computer. Portatele, me lo porto avanti e indietro dappertutto, no? Manco fosse la copertina di Linux. Ma in realtà magari uno c'ha il computer in laboratorio, ce n'ha uno a casa, poi magari c'è anche il portatile, poi a un certo momento lavora sulla casa dei parenti o di un amico, c'è un computer e vorrebbe usarlo. E come fa i suoi dati, a vedere i suoi dati in più di un computer? Ah, ma c'è una chiavetta, li copio. Bene. Così hai 3, 4, 5 coppie che sono tutte diverse. No? Se io lavoro su più di un computer, devo avere la possibilità di allineare le informazioni che ci sono sui diversi computer. A volte sono sulla stessa rete locale, faccio copia da una cartella condivisa all'altra, ma a volte no. E quindi come faccio a mantenere allineati queste cose? Ancora più a maggior ragione, se si può dire in italiano, se il lavoro che sto facendo è un lavoro in team e ciascun membro del team ha uno o più dispositivi, uno o più computer su cui lavora, e tutti però complessivamente devono lavorare sullo stesso documento, sullo stesso programma, sulla stessa applicazione. Allora, un modo che c'è, che è molto, se vogliamo, oggigiorno, diciamo due metodi che si usano spesso oggigiorno, sono, uno è Dropbox. No. Allora, lavoriamo su Dropbox, salviamo tutti lì. Va bene, che ne so, io per collaborare con i colleghi sul corso lo faccio anche. Però Dropbox, è tutti presente, no? Cos'è? Sincronizza in automatico la copia dei tuoi file con la loro copia che hanno sul server, e ogni volta che tu salvi e modifichi qualche cosa lui propaga queste differenze, e queste differenze vengono propagate a tutte le altre persone con cui hai condiviso quella cartella nel momento in cui si collegano col loro computer. Non ha nessuna protezione Dropbox contro, allora Dropbox permette, ti dà un minimo di protezione contro le cancellazioni e le modifiche accidentali, perché se vai sul loro sito, per ogni file ti fa vedere la history, quindi puoi andare a ripescare una versione vecchia se hai fatto casino. Se hai cancellato un file per errore, puoi andare a ripristinarlo, no? Fino a un certo numero di giorni, mantiene le versioni vecchie. Quindi qualche cosa lo fa già, e ha il grosso vantaggio che è automatico. Non devo farlo, non devo ricordarmi a fine serata di copiare i file sul disco esterno, che non lo faccio mai. Avviene in automatico. Quindi dà già una certa protezione contro queste cose. Ciò che non è capace a fare per nulla Dropbox è gestire modifiche multiple sugli stessi file. Cioè, se io e te stiamo lavorando sullo stesso progetto e salviamo i file, metti il workspace di Eclipse su Dropbox, è un macello, perché io modifico un file, lo salvo, tu stai modificando un altro file, magari un altro file dello stesso progetto, ma poi le varie modifiche si sincronizzano, cioè mantiene sempre una copia. Quindi non è possibile che io lavoro su un pezzettino e tu lavori su un altro pezzettino e poi li mettiamo insieme, ma quando entrambi sono a posto. Io sto editando una cosa, tu ne editi un'altra e mi saltano gli errori di sintassi dalla parte a causa delle modifiche che hai fatto tu. Quindi per fare queste cose non va bene.
Così come se due persone, se invece lavorate su una relazione, pensate a un documento Word di 80 pagine, tenete presente che dalle 3 pagine in su Word non va bene per lavorare. Un documento da tesi, no? 80 pagine in Word scritte insieme a un compagno. Se ci lavorate per caso nello stesso tempo, apro il file io, apro il file del mio compagno, ci lavoriamo, io salvo, lui salva, e dopo cosa fa? Si accorge del conflitto e ti dice guarda che ci sono due copie che sono entrate in conflitto, arrangiati, no? Quindi si moltiplicano le copie in conflitto nel caso in cui più di una persona lavori contemporaneamente sullo stesso file, sullo stesso documento. Un altro modo, se vogliamo opposto, di affrontare il problema che si usa oggi abbastanza è usare soluzioni totalmente cloud, tipo Google Drive, per capirci, no? In cui tutti lavorano su un unico documento che però sta là, sta sul server, sta su Google Drive, e a questo punto più persone possono lavorare contemporaneamente, no? È pensato proprio per un editing collaborativo dei documenti, quindi non crea casino, non crea conflitto da questo punto di vista. Però questi modelli sono adatti solamente se tutti sono costantemente connessi con una buona velocità su un server unico e sono soddisfatti delle funzionalità che gli offre quell'applicativo cloud. Su Google Drive una tesi non la scrivete, l'editor di testo di Google Drive non ce la fa a gestire documenti troppo, è troppo scomodo, non ha abbastanza funzionalità rispetto a un editor di testi come si deve. Quindi ci sono soluzioni che si possono adottare, ma sono tutte soluzioni in qualche modo parziali. Se poi noi pensiamo al caso specifico di lavorare su dei progetti codice sorgente, quindi restringiamo, abbiamo delle necessità più specifiche, gli strumenti che ci sono in giro non funzionano proprio. Allora, cosa è stato inventato, ma 30 anni fa quasi? Dei sistemi di controllo delle versioni. VCS in generale, Version Control System. Cioè sono dei sistemi che ti permettono di gestire in modo gestito, in modo, diciamo così, strutturato, le varie versioni di un applicativo software. Nascono per il software e poi si possono applicare anche ad altre cose, ai documenti, eccetera. E ci sono state 3 generazioni di questi tipi di sistemi. Le prime erano sistemi di controllo di versioni locali, cioè io sul mio computer ho una cartella che viene gestita dal sistema di versionamento che in automatico con certi comandi quando salvo un file se ne salva una versione e mi permette di ripristinarla e così via. Locale su un computer, questo non permetteva di collaborare, non permetteva né di condividere lo stesso progetto su più computer né di collaborare tra più persone all'interno di questo sistema. Siete presente che questi sistemi locali erano nati più di 20 anni fa, quando non è che fosse così normale avere più di un computer a testa, no? La seconda generazione, che ancora oggi esiste, in alcuni casi viene usata, sono i sistemi di controllo delle versioni centralizzate. Cioè c'è un server da qualche parte e su quel server viene mantenuta la storia del progetto. Quindi io lavoro sul progetto sul mio computer, quando modifico qualcosa lo salvo e invio le modifiche al server. Ogni volta che io, poi posso lavorare, compilare, modificare, eccetera, localmente quando voglio, alla fine, quando ho finito una certa implementazione, faccio un aggiornamento della copia sul server. Il server si terrà tutte le versioni, a questo punto, visto che il server è centralizzato, gli utenti possono anche essere molti. Quando un altro utente che sta lavorando sullo stesso progetto vuole vedere le modifiche che ho fatto io, le chiederà al server e il server gli manderà una copia aggiornata dei file. Quindi questo è un sistema in cui c'è un punto centrale, un computer centrale che tiene tutte le versioni di tutto, e le varie persone che lavorano scrivono sul server quando hanno aggiornato qualcosa o leggono dal server quando vogliono avere sul proprio computer la versione aggiornata del lavoro che hanno fatto gli altri. Adesso siamo a un livello ancora più complesso, in cui si parla di sistema di controllo delle versioni distribuito.
Distribuito vuol dire che non c'è più solo un server centrale a cui tutti devono fare riferimento, ma possono esserci vari server distribuiti, appunto, ciascuno dei quali ha una copia del progetto e questa copia può essere trasferita volendolo da un server all'altro. Addirittura questo modello distribuito nel caso di Git, che è quello che usiamo noi, fa sì che ogni singolo computer su cui lavori abbia una copia del progetto. E quindi tu puoi lavorare localmente sul tuo computer come se il server fossi tu, oppure collegare il tuo repository, si chiama, con quello, con uno remoto, e quindi scambiare dati anche con altre persone. Quindi è un meccanismo un pochino più complesso, per quello ci vuole un attimo capire, entrare nella logica, però è più versatile perché ti permette di fare qualunque combinazione. Molte aziende continuano a lavorare con modello centralizzato, perché c'è il servizio di information technology, mette sul server, non so, magari tipicamente della Microsoft, come lo chiamano, non mi ricordo più, e tutto lo sviluppo deve avvenire su quel server lì, essere sincronizzato su quel server lì. Mentre invece il modello distribuito è molto più utilizzato nel mondo dell'open source, nel mondo dei progetti individuali, eccetera, perché lì effettivamente c'è molto più interscambio di informazioni e non c'è un punto centrale. Anche se in realtà molti progetti, anche commerciali, proprio per i loro scopi, per dare più versatilità ai propri programmatori, usano anche questi modelli distribuiti. Distribuito non vuol dire che tutti possono vedere tutto, magari quel server lì è centralizzato, ma non è pubblico, no? Devo avere la password per poter vedere le cose o lo installo comunque all'interno dell'azienda. Sono modi di lavorare diversi. Allora, vediamo quali sono i concetti base per poter lavorare con queste cose. Innanzitutto noi abbiamo un repository, che è un posto in cui vengono salvate tutte le versioni di tutti i file su cui stai lavorando, che compongono il tuo progetto. I file, le cartelle, le modifiche fatte, chi ha fatto le modifiche, quando, che differenza ci sono tra un file e la versione precedente, tutto lì. Il repository contiene tutta la storia del tuo progetto. Da quando è stato creato, quindi con zero file, alla fine. Ok? Questo è l'intera storia, l'intera conoscenza che c'è nel progetto. Ma se io devo lavorare, in realtà non ho bisogno di vedere tutte le modifiche che sono state fatte a un file. Mi serve l'ultima versione. L'ultima versione, la cosiddetta copia di lavoro, che poi eventualmente modifico. Quindi immaginate di avere una storia stratificata di moltissime versioni, di cui una è l'ultima. Voi vedete l'ultima versione di tutti i file, potete modificare quest'ultima versione, una volta che l'avete modificata, questa si aggiunge come un livello in più alla storia del progetto. Viene, quando la working copy viene mandata al repository, crea una versione nuova, che diventa a questo punto l'ultima versione, e tutti gli altri utenti, quando vogliono ottenere l'ultima versione, otterranno la versione modificata anche da voi. Quindi la working copy contiene una copia di ciascun file ancora in corso, non cancellato, e contiene le ultime modifiche. E la working copy è una copia privata, cioè sta sul mio computer, ci sto lavorando io, mentre il repository tipicamente è un ambiente condiviso perché contiene tutte le modifiche di tutti. In più, nella working copy ho le informazioni, devo sapere cosa ho modificato rispetto all'ultima versione che avevo ricevuto. Ho scaricato l'ultima versione, ho fatto tre modifiche, e quindi la working copy deve sapere che quel file è stato modificato e quell'altro no, in modo da poterlo poi risincronizzare correttamente con il repository. Quindi abituiamoci a questi due simboli, il repository e la working copy. Working copy, una copia dei file sul mio PC, repository, una copia di tutta la storia, di tutto il progetto, da qualche parte. E queste due entità si aggiornano reciprocamente con due operazioni che chiamiamo commit e update. Commit è l'operazione attraverso la quale una working copy modificata
aggiorna il repository, crea una nuova versione sul repository. Quindi io avevo una working copy recente, ho fatto delle modifiche, dei miglioramenti, faccio un commit, cioè consolido, penso che in italiano non si possa tradurre così, consolido le variazioni che ho fatto sul repository. Da quel momento in avanti il repository è allineato sulle mie ultime modifiche. Quando faccio un commit, io dovrò sempre specificare che cosa ho fatto. Cioè, quando fate commit, lui vi chiede, se no non ve lo lascia fare, un messaggio di spiegazione. Cosa hai fatto qua? Ho rifattorizzato l'interfaccia utente. E questo messaggio entra a far parte della history, della storia del repository, e così chiunque può vedere, guarda, Fulvio Corno ha modificato questi tre file, ha addotto questa motivazione, questa spiegazione, in data tal dei tali. Se ha fatto dei casini, sai chi andare a pescare. E questo entra a far parte appunto della storia dell'intero repository condiviso. Questa operazione di commit a volte può essere rischiosa, nel senso che se io modifico delle cose mentre altri le ha modificate, poi ogni sistema è diverso, ogni funzione è in modo leggermente diverso, ma in qualche modo mi bloccano, mi dice guarda che non puoi fare un commit adesso perché sarebbe incoerente, andrebbe a calpestare i piedi o a sovrascrivere le modifiche che ha fatto qualcun altro rispetto all'ultima versione che avevi tu. E quindi ci sono le protezioni. Poi c'è l'operazione inversa, che è l'aggiornamento, l'update. Cioè prendo la fettina più alta, l'ultima versione del repository, e me la porto sul mio computer. E in questo modo mi serve, ad esempio, se voglio lavorare su un computer nuovo, ok, prendo il repository, prendo l'ultima versione, faccio un aggiornamento completo e ho il progetto su cui lavorare. Parto da zero. Oppure se sto lavorando su un progetto e so che altri ci hanno lavorato e quindi prima di fare le mie modifiche, aggiungere dei pezzi, non lo faccio su una versione dell'altro ieri o della settimana scorsa, ma lo aggiorno alla versione più fresca che c'era oggi. E così le modifiche che farò saranno applicate sopra l'ultima versione e non sopra una vecchia, creando poi problemi di conflitti. Quindi queste sono le due operazioni, diciamo, chiave di sincronizzazione. Prendo il mio lavoro e cerco di applicarlo, salvarlo come nuova versione nel repository, oppure prendo l'ultima versione del repository fatta da me, fatta da altri, uguale, e me la trasferisco, me la copio sul mio computer. Ultime due slide. Nel caso di un sistema centralizzato, che non è il GitHub che usiamo noi, funziona così: il repository è centrale, unico, su un computer, su un server, e i vari computer hanno solamente la working copy. E quindi ogni operazione deve essere fatta di commit, deve essere sempre fatta verso il server. Ogni update viene fatto dal server. Il vantaggio di questo è che è tanto facile da capire. Mentre invece il sistema di controllo distribuito, cioè il Git che usiamo noi, mette un repository in ogni client. Quindi sul vostro computer voi avete la working copy che vedete, aprite dentro Eclipse, modificate, ma dentro in una cartella nascosta che si chiama .git c'è anche l'intera copia del repository con tutta la sua storia. E poi può esserci anche un server centralizzato, in realtà anche più di uno, che contiene solamente repository, ci sono dei server su cui nessuno sta lavorando, ma contengono una copia dei file. Quindi in questo caso abbiamo due livelli di sincronizzazione. Il primo livello è io sul mio computer, le modifiche che ho fatto sulla mia working copy le committo, scusate la parola, ma in italiano purtroppo si usa questa, faccio un commit sul mio repository locale. Quindi posso fare commit update localmente sul mio computer. Quando voglio posso prendere il mio repository e condividerlo con altri e aggiornare quello di altri. Guarda che sul mio repository ho fatto questi 7 commit, adesso te li condivido, te li mando tutto in blocco e così aggiorno il repository di un'altra persona. Quindi avviene tutto in due passaggi, per questo lo rende un pochino più complicato, ma poi per fortuna dentro Eclipse ci sono delle funzioni che accorciano un pochino questo meccanismo. Però il modello che dobbiamo avere in mente è questo.
Le operazioni tra repository sono una copia di quelle tra working copy e repository. Posso avere il mio repository locale e voler mandare le modifiche al repository centralizzato, oppure estrarre dal repository centralizzato le ultime modifiche e applicarle al mio repository locale. Facciamo una pausa, poi riprendiamo da queste due operazioni. Ci vediamo tra un quarto d'ora giù di lì.